col consigliere regionale Marco Dolfin da Palazzo Ferrofini. Un altro tema di discussione molto importante è il tema degli accertatori sul trasporto pubblico locale. Sì, oggi abbiamo votato un provvedimento che va nella direzione, il PDL 197, che va nella direzione di aumentare le figure degli agenti accertatori sul trasporto pubblico, i famosi verificatori, controllori, quindi diciamo esatto, noi, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale. Questa è un'esigenza chiesta da parte delle aziende di trasporto pubblico e recepita da parte della giunta, da parte dell'assessore competente alla mobilità e ai trasporti, per aumentare il plafond, diciamo così, degli addetti alla verifica e al controllo dei biglietti di viaggio o quant'altro. PDL che tra l'altro è stato votato favorevolmente, dà la possibilità alle aziende di trasporto pubblico dove hanno delle partecipate di poter assumere e poter ampliare quel plafond appunto di figure addette a questo tipo di esercizio e aumentare dunque la presenza nei posti, nei luoghi appunto di servizio. Ovviamente formandole, creando tutti quanti i requisiti del caso, formativi e legislativi, e soprattutto in termini anche economici rimarranno appunto con dei parametri che non avremo verificatori di serie A e verificatori di serie B, ma questa è un'opportunità in più per aumentare la sicurezza a bordo ai mezzi, un controllo massiccio e più attento e soprattutto sia a tutela del personale viaggiante che fa il servizio, ma soprattutto anche per una maggiore sicurezza all'interno dei mezzi, quello che spesso e volentieri abbiamo sempre visto in situazioni di disagio presenti e che spesso vengono denunciate sia in termini di violenza. Marco Dolfin, in veste di consigliere regionale della Lega, chiede che il collega Montanariello, Partito Democratico, la smetta con le provocazioni. Negli scorsi giorni Dolfin ci dava notizia dell'approvazione del progetto di legge con cui si intende potenziare la presenza di personale di controllo sui mezzi pubblici, recependo le richieste delle aziende del trasporto pubblico che sempre più spesso lamentano episodi di violenza verbale che in qualche caso sfocia nella violenza fisica, ma anche per arginare l'evasione dei pagamenti delle tariffe di viaggio e per limitare i comportamenti scorretti da parte di una certa utenza. Si tratta di fatti non più tollerabili, e conclude affermando: saremmo stati ben lieti di approvare l'ordine del giorno del collega della minoranza se solo avesse letto bene la nostra modifica, che invitava le stesse aziende e gli enti di governo a promuovere ogni forma necessaria volta a tutelare i lavoratori del trasporto pubblico locale. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore, relax. L'idea regalo per ogni occasione, una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina.